Buona domenica amici telespettatori di Rete 8 e di Chef in Cucina, lo vedete dal mio sorriso, anche oggi sono insieme al nostro chef pasticcere Angelo Di Masso. Bentornati, grazie Jennifer e buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Grazie a te Angelo, le festività purtroppo sono finite ma noi non ci arrendiamo, anzi vi proponiamo sempre cose nuove. Oggi che cosa ci presenti? Allora, io prima volevo dire una cosa, sono stato felicissimo che abbiamo lavorato tanto e comunque si è fatto veramente tanto e ho un'occasione con Rete 8 anche con te di ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno fatto lavorare, veramente un grazie tante, però dopo le festività rallenta un po' il lavoro e c'è anche un po' più di tempo per fare tante altre cose. È vero. E allora quest'oggi andiamo a utilizzare un prodotto di un'azienda nocente di Scanno, una ricotta straordinaria. Che meraviglia, di mucca, si vede. E andiamo a fare dei ravioli ripieni con dell'uvetta, gocce di cioccolato, zucchero, uova fresche. Sì. E se uno volesse, si possono aggiungere in una piccola percentuale sia del rum che del cacao, questo a libera scelta. Sul totale qui parliamo di un chilo di ricotta, si può mettere anche il 2-3% di cacao e anche di rum. Ora, passiamo alla fase di assemblamento operativa. Sì, facci vedere allora, come si fa. Allora, prendiamo, quasi tutti gli ingredienti vengono miscelati, messi assieme. Questa è la nostra ricotta freschissima di Scanno. Profumatissima, un odore meraviglioso. I profumi, perché ancora le mucche le portano al pascolo. Pascolo. È ovvio, è ristretto visto il periodo, però visto che ci accingiamo nel periodo i nostri pascoli, che meraviglia, ma scherziamo. Della nostra terra amata e bellissima che è l'Abruzzo. Viva l'Abruzzo, lo diciamo sempre, viviamo in un posto meraviglioso, non ci manca niente. No, assolutamente, una regione più bella, insomma, non perché siamo abruzzesi. Sono proprio patriottica in questo senso io. Anch'io, sono fedelissimo. Allora, anche se l'Italia è tutta bella. Meraviglioso. Dopodiché, la ricotta aggiungiamo lo zucchero. Sì. Anche quest'uvetta profuma tantissimo. Sì. Ma c'è un po' di liquore? È messa a macerare 24 ore nel rum. La uso anche per fare altri pasticcini. Mazza che profumo. Poi aggiungiamo le nostre uova. Sì. Si può fare anche una per volta, due per volta, giusto per alleggerire. Nella fase successiva, se uno volesse, può utilizzare anche la frusta. All'inizio no, perché sennò si va a malloppare tutto all'interno della retina e si perde solo tempo a buttarla fuori. Sì, e mettere meglio lavorare all'interno. A mano. Sì, piano piano ci si mette le uova, si aggiungono le altre due. E dopo, se mi aiuti, mi metti l'uvetta. Vado? Perfetto. Posso aggiornare tutta? Tutta l'uvetta. Eccola. Ecco che qua, profumo. Grazie. È un profumo, io adoro il rum. Ecco, anch'io. Per le mie origini, come che tu conosci, beh, certo, adoro benissimo. Il rum. Beh, qui abbiamo in concomitanza, perché mia moglie è anche venezuelana. Salutiamo la moglie di Angelo Di Masso, che veramente è una Vanessa. Ciao Vanessa, è una colonna portante qui. Bella e brava. Sì, molto grazie, bella. Grazie. Allora, ecco, aggiunto, è ovvio che qui possiamo bella crema. Cambiare, aggiungere del liquore all'arancio. Possiamo andare di fantasia, ovvio, volendo. Sì. I ripieni sono tutti un po' così. Come no? Aggiungere della crema pasticcera, se vogliamo. Insieme alla ricotta. Come no? È buonissimo. E qui si possono realizzare delle crostatine, le monoporzioni, della crostata. Tutto noi oggi andremo a fare dei sacottini sia con la pasta frolla, che sono in fase di cottura, oppure con la pasta per i ravioli, che si possono fare anche i cannoli siciliani. Ecco, ora al cannolo siciliano, a me piace rispettare molto le ricette, uso la... Ah, ecco, dimenticavo,
le stavo gocce. Facendo gelo, ecco. Infatti io mi sono ce ne sono accorti i nostri telespettatori, perché vedevo queste gocce e non riuscivo a capire se servivano in questa fase. Ok, quindi aggiungiamo anche le gocce. Grazie del tuo prezioso aiuto. E misceliamo le gocce di cioccolato. Sì. Dopodiché, che bello, questo deve essere una sì, cosa, anche qui, ma che meraviglia. Sì, a secondo di come uno vuole può aggiungere la base e la ricotta, un chilo, e da qui il 10%, 15% sì, del, di tutto quello che ognuno sceglie può si al può meglio. Personalizzare, anche perché la ricotta è molto versatile in questo senso, è buona salata, è buona aromatizzata, possiamo veramente giocarci come vogliamo, è proprio un prodotto molto versatile. Poi questa ricotta sì, di scanno, sì, ha un profumo. Utilizziamo sempre i prodotti del nostro territorio, perché ogni luogo d'Abruzzo ha il suo produttore di ricotta e di tante altre cose, quindi veramente facciamo questo perché non sbagliamo, anche perché lo diciamo sempre, la materia prima è fondamentale. Allora, facciamo un'incisione sulla sacca, la prepariamo per riempire i nostri saccottini, spostiamo la ricotta, la poggiamo momentaneamente, ci tagliamo un pezzo. Allora, come dicevo, questa è una base anche per fare le frappe, visto che ci stiamo avvicinando al carnevale, e qui possiamo dare anche questa ricetta. È un chilo di farina con 100 g di zucchero, 20 g di sale, 2 uova, anche qui il liquore se si vuole si può metterlo. C'è la vaniglia? Sì, sì, la vaniglia. È ovvio, per fare le frappe preferisco metterci un po' di cannella con l'arancio. E per i canoni siciliani preferisco inserire del... C'è burro pure? Il burro, sì, sì, su questi metto il burro. Per quanto riguarda invece le frappe o i canoni siciliani, metto lo strutto. Ora, ci stendiamo la pasta con un pochettino, buonissimi, leggermente. Ecco, quello che dico, di cercare di non... mettere troppa farina, perché poi alla fine sporchiamo l'olio. Troppo l'olio. Sai che faccio io a casa solitamente? È una cosa mia, ma non credo vada bene per questa cosa. Io lo faccio con l'olio, proprio per non sporcare l'olio. Quindi metto l'olio sotto al posto della farina. Sì, sì, si può. Lo faccio quando faccio i calzoni, però, quando faccio i calzoni fritti. Ovviare. L'unica cosa, quando si mette l'olio in fase di estensione, si può attaccare leggermente, esatto, un pochettino. Esatto. Ma infatti lo faccio per i calzoni, perché ecco, hanno un impasto diverso. È diverso. Perché altrimenti dovrei cambiare l'olio in continuazione. Io poi odio l'odore dell'olio un po' bruciato. Sì, beh, con la farina capita. Casa. Penso che una volta sia sufficiente. E quando si utilizzano degli oli che hanno il punto di fusione per quanto riguarda la cottura, come l'olio di arachidi o l'olio di girasole, un po' più alto, si possono utilizzare massimo 2 volte. Certo. Non amo, come giustamente tu hai detto, utilizzare troppe volte. E poi io non mi stancherò mai di dire questo. Noi lavoriamo, è ovvio, per avere un guadagno, ma in primis vogliamo salvaguardare la salute dei nostri clienti. Quindi è fondamentale. Selezioniamo la materia prima, ma anche nella qualità dei processi produttivi. Ma anche perché è una cosa fattibile, perché non bisogna pensare, oggi i clienti, comunque le persone sono molto attente a quello che mangiano e quindi scelgono prodotti di qualità, e c'è bisogno di persone che lo facciano, che facciano i loro prodotti con assolutamente, avendo allora, la qualità di qualità Abruzzo. Assolutamente. Allora, sì. Allora, se come me ci siamo dimenticati di prendere il coppa pasta, sì, utilizziamo. Oh. Questo diciamo è quasi fatto apposta, per far sì, perché magari, diciamo, non ho gli attrezzi. Allora, quando non si hanno gli attrezzi si va di fantasia, pure si un va bicchiere, di fantasia. Va benissimo col bicchiere, possiamo tagliare. Ma sei come Giotto? La circonferenza. Sei come Giotto, Angelo, qui, che faceva i cerchi perfetti. Abbastanza. Ecco, ne prendo uno giusto per farvi vedere come si fa, come deve essere. Cerchiamo di utilizzare e affinare ancora di più la pasta, vedete? Poi, se lo vogliamo più grande, lo possiamo fare, oppure più piccolo, a secondo se è una festa di compleanno. Eccola qui la nostra sacca. Quanto è bella questa ricotta, è un ripieno con un pochettino di bianco d'uovo leggero per farlo chiudere, giusto? Per farlo chiudere rifiniamo i bordi. E adesso che facciamo? Lo friggiamo? Adesso sì, lo portiamo. Che meraviglia! Vedete? Sì. Chiudiamo. Si possono leggermente schiacciare in modo da non fare uscire
il ripieno. Quello che è importante in fase di frittura è meno acqua libera noi abbiamo all'interno di un prodotto, che è quello che fa in fase di cottura per quanto riguarda i dolci, ma anche nella frittura, quello che fa uscire il prodotto è l'acqua libera, sì. Quella che non è legata agli ingredienti come la base dello zucchero. Più ce n'è e più le probabilità di fuoriuscita del prodotto ci è sono. È vero, infatti anche quando facciamo i ravioli a casa dobbiamo sempre stare attenti a scolare la ricotta prima, io lo faccio sì, sempre, sì. Altrimenti è essenziale, si apre. No, fai benissimo, è un'operazione fondamentale. Ora, di questi possiamo schiacciarli, decorarli, tagliarli con un coppa pasta per farla la parte più decorata, rifinita, sì. Come vogliamo. Adesso un esempio di come si possono fare. Questo è una monoporzione, ma anche quelli piccolini con un pochettino di miele e due goccette di qualunque cosa, di granella di zucchero, di granella di mandorle, della cannella. Certo, a fantasia. Si possono, a fantasia vostra, questo è solo un metodo okay. Per far vedere quello che si può realizzare. Benissimo, adesso le andiamo a friggere. Perfetto. Ed eccolo qui, il nostro raviolo dolcissimo, vero? Perfetto. Fritto, profumatissimo. Adesso facciamo l'ultima operazione. Sì. Come dicevo, la decorazione si può fare mille modi. Gli diamo una leggera spolverata. Quindi semplicità proprio. Semplicità. Quanto è bello, io adoro la decorazione con lo zucchero a velo, mi piace tantissimo. Oltre ad essere buona, danno una decorazione e poi sì. Ti lascio a te. Vado? L'onore del taglio e vedere il ripieno all'interno di ricotta. Com'è? Guardate che meraviglia. Che bello, esce fuori anche la goccia di cioccolata sì, fusa. Sì. Beh, questi vanno mangiati non bollenti, ovvio, sennò facciamo la fantozzi e tiepidi, però fantastico. Si sentono i sapori della sembra quasi una crema pasticcera, non ricotta. Sembra neanche ricotta. Che meraviglia. Ma io a loro prendo il latte fresco. E complimenti. Producono veramente dei prodotti eccezionali e quindi con le nostre materie prime non potrebbe essere diversamente. Assolutamente. Grazie Angelo. Grazie a voi di essere tornati e un caro saluto a tutti i telespettatori. Ci vediamo domani. Ciao.